Allora, due parole su questo straordinario libro che Silvio Ranucci ha consegnato agli italiani. Vi do una testimonianza di lettrice. È mia buona abitudine leggere tutti i libri su cui lavoro, organizzo degli eventi. Non c'è dubbio che quando leggo un libro io cerco di fare un'esperienza. Un'esperienza che possa dare qualcosa alla mia vita, prendere, togliere, ma che comunque attivi con me un feedback, che mi lasci un segno. Non c'è dubbio che questo accade facilmente con l'opera narrativa, col romanzo, che è la forma di narrazione per eccellenza. Però, quando tutto questo, cioè il fare un'esperienza, che non sia solo un'esperienza cognitiva, razionale, ma che sia anche un'esperienza di tipo emotivo, significa che si attivano tutti i sensi attraverso la lettura, è un'occasione speciale, e che questo accada attraverso la lettura di un libro che ha un andamento saggistico, scusatemi, è speciale al quadrato, perché questo libro, al di là dei fatti che abbiamo ascoltato, che abbiamo più volte incontrato sul piano della notizia, ha un valore aggiunto, che è quello di far intravedere tra le pagine l'emotività, la sofferenza, la bellezza, l'amore, le emozioni di un grande giornalista che è Sigfrido Ranucci. E questa è un'opera molto coraggiosa, perché significa svelarsi agli altri, e lui lo fa con la leggerezza e scegliendo una tra le forme di comunicazione che oggi molto spesso è messa un po' all'angolo, quella del libro in carta stampata. Quindi voglio ringraziare Sigfrido per la bellezza di questo libro e per avere superato l'idea che un video resti per tutta la vita. Un libro, sì. Grazie, leggetelo. Grazie, grazie Daniele. Allora io direi di partire con tutta una serie di domande. Sigfrido, ne ho tante per te, quindi cercherò insomma di essere veloce, e parto con una domanda che probabilmente è fra le meno usuali per cominciare a scoprire un libro. In questo libro tu parli di tanti aspetti tuoi personali, che io ovviamente non citerò perché è necessario leggerli e approfondirli durante la lettura del libro, però sono, mi permetto di dire, degli aspetti bellissimi, intimi sotto tanti punti di vista. Io vorrei sapere perché, e penso che la città anche lo voglia sapere, hai sentito la necessità di intrecciare, secondo me benissimo, fatti di storia recente, di cronaca, le tue inchieste così importanti, con aspetti così personali della tua vita? Perché ci hai voluto regalarci momenti della tua famiglia, della tua vita, e anche come mai appunto si intrecciano con la storia delle tue inchieste, e se il libro, il titolo, la scelta ha anche a che fare con l'inserimento di questi aspetti così intimi, così personali, di cui io personalmente ti ringrazio, perché ci hai dato appunto uno spaccato anche di te stesso che nelle inchieste non possiamo vedere. Intanto grazie, buongiorno, grazie a Daniela, grazie a te, grazie a tutti voi per dedicarci del tempo. E vabbè, tu in sintesi vuoi dire che ci sono troppe donne, no? Mai abbastanza per diventare Presidente del Consiglio, per questo lo voglio dire, ecco. E in realtà, sai, l'esigenza di condividere con il pubblico quella parte di Sigfrido Ranucci che era rimasta segreta, che però camminava di pari passo con quello delle inchieste. L'idea mi viene dalla quarta di copertina, che è questo origami che vedete qua dietro, che mi viene donato sostanzialmente da una mia compagna di viaggio il giorno in cui vado a presentare per la prima volta i palinsesti. E questa signora entra in treno a Roma e mi accompagna fino a Milano con un bagaglio enorme. Io l'aiuto a sistemare questo bagaglio in sul portabagagli, e poi lei assiste in silenzio a tutte le mie telefonate, quelle con gli inviati per creare le inchieste, quelle con i legali, quindi quelle delle cause, delle questioni, e via dicendo, anche quelle personali. Alla fine confeziona un origami con il menù di Italo, del ristorante Italo, e me lo dona e mi dice: tenga, è un aerone, e lei ha bisogno di volare sempre alto perché vede delle cose che altri non vedono, ma come tutti i grandi uccelli
non è programmato per camminare, quindi saltella, è costretto a saltellare. E io lì mi sono imbarazzato, perché ho detto: cavolo, questa signora ha scoperto le mie fragilità. E da quel momento mi è venuta l'idea di condividerle. Il libro, devo dirlo, ci ho messo un po' a scriverlo, 4 anni, ma perché ci ho potuto dedicare, intanto a me i libri piace scriverli, come è stato quel patto, quindi mi li scrivo, diciamo, da solo, ovviamente con l'aiuto e la condivisione della casa editrice, ma lo scrivo io e ci ho impiegato 4 anni, perché ho potuto dedicarci 20 giorni l'anno alla scrittura del libro, con la difficoltà, tu che sei della materia, di doverlo riprendere ogni anno da dove l'avevi lasciato l'anno prima. Insomma, non era una cosa semplicissima, però è un libro incredibile che sta andando oltre quello che erano anche le mie aspettative. In meno di 3 mesi è arrivato a circa 23.000 copie vendute, se pensi che il premio Strega sta a 2.000 copie, insomma, c'è una spinta incredibile. E poi sì, la scelta è stata quella di condividere anche tutti quei personaggi che hanno avuto un ruolo nella mia vita, dalla formazione. Ho voluto raccontare mio padre, che è stato un uomo della Guardia di Finanza, che mi ha aiutato moltissimo nelle esperienze che ho fatto, è stato un agonista, un uomo che è appassionato di sport. Lui, quando avevo 6 anni, mi comprò i guanti per pugilato e il tappeto diventava un ring, no? Io l'aspettavo. Oppure aveva messo un'asta nel corridoio di casa per fare le trazioni, mi diceva: ti darò le chiavi di casa non quando farai 18 anni, ma quando riuscirai a fare una trazione più di me. Non sono riuscito mai a farlo. E poi un agonista tale che, quando è morto per un tumore ai polmoni molto invadente, con delle metastasi, e è stato, diciamo, all'origine della scelta. E per questo la racconto, che non avrei mai voluto fare, perché una metastasi aveva colpito la motilità dell'intestino sostanzialmente, e quindi era stato colpito da un blocco intestinale. Da lì a poco sarebbe entrata la perforazione, è caduto di notte dal letto dal dolore. C'aveva mia madre che cercava di tirarlo su, ma non ce la faceva. Mia madre era una persona molto esile, molto sempre timorosa. Lei mi chiamava ogni mattina prima delle puntate e mi diceva: mi raccomando, non fare i nomi, no? Non ce la faceva a tirarlo su. Mio padre è stato anche scalatore, quindi le dice di mettersi su una sedia di legno dove mettere una corda per tirarsi su da solo. L'ho trovato il giorno dopo in ospedale, e con un medico che io non ho mai visto in faccia, lo scrivo nel libro, che paragono ad un angelo, perché papà comunque sarebbe morto da lì a qualche mese, e con una mascherina, gli occhi enormi azzurri, i riccioli, che mi diceva: guardi che suo padre lo dobbiamo operare d'urgenza. E io dico: ma papà, non posso operare l'operazione perché ha i polmoni pieni di tumori. Quindi, e lui mi dice: sì, ma se non lo operiamo non morirà tra poche ore tra dolori atroci. E allora io dico: va bene, ma qual è il problema? Che lui non si vuole fare operare. E quindi, diciamo che la prima scelta che ho fatto per caso lì è stato quello di mentirgli, a mio padre, dicendogli che sarebbe andata tutto bene. In realtà poi papà è morto appena entrata in camera operatoria, appena messa la cannula per l'anestesia. Ecco, la scelta di dover mentire in vita mia per primo a mio padre è una cosa che porto nel cuore. Grazie. Il 9 aprile del 2003 un gruppo di soldati americani aiutò gli iracheni a buttare giù con una corda la statua di Saddam Hussein. Quelle immagini che tutti noi ricordiamo decretavano simbolicamente la fine della guerra nel Golfo. Nel tuo libro si legge che quella scena in realtà fu orchestrata da pochi soldati ad uso e consumo dei media, come se fosse quasi una fiction. Peraltro, le truppe americane rimasero in Iraq fino al 2011. Un cittadino che vuole documentarsi ed è bombardato, è il caso di dirlo, da tutta una serie di immagini delle TV, come può capire se ciò che vede è reale oppure se è frutto di una ricostruzione
che i potenti di turno vogliono far passare alla storia. Il cittadino che tutela davanti a queste immagini? Diciamo che il cittadino purtroppo è il terminale di queste strategie, quindi ha pochi mezzi per difendersi, ed è uno dei tributi che ho voluto fare anche con questo libro, no? Perché noi queste cose le avevamo viste, le avevamo capite, le avevamo anche raccontate, ma se tu non hai la figura d'insieme è difficile capire, no? Noi, come spesso accade, siamo di fronte a dei pezzetti di mosaico nelle informazioni, tra i quali facciamo lo slalom, non abbiamo mai la possibilità nel tempo, a volte neanche lo strumento, di metterli insieme e far apparire il mostro. Comunque mi appassiona la vicenda dell'intervento in Iraq, e questa storia dell'Hotel Palestine, questa storia di Saddam Hussein che cadeva la statua e consegnata alle immagini dei giornalisti che stavano lì e potevano divulgare la storia della fine della guerra, era perché apparteneva a una strategia ben precisa, cioè quella di una guerra che doveva essere veloce e doveva essere una guerra lampo e non doveva impattare sulle coscienze dell'Occidente. Bene, che cosa è successo? È successo che sono state messe in atto tutta una serie di leggi, Patriot Act del governo Bush, che impediva di vedere il volto cruento della guerra, ma anche le immagini delle bare, dei reduci che ritornavano in patria. E poi avevano addirittura montato sugli mitragliatori, sui fucili dei militari americani, uno schermo che faceva vedere le vittime, le loro vittime, attraverso una sorta di videogioco sostanzialmente, no? Gli infrarossi, le immagini dei bombardamenti, di quei bombardamenti in Iraq, ve le ricorderete, erano tutti quanti di notte, perché sembrava un gigantesco videogioco. Questo apparteneva ad una strategia scelta dal DARPA, che è un dipartimento di strategia militare americano, un ente molto serio, per capirci, quello che ha inventato la rete internet, perché aveva studiato che l'impatto sulla psiche dei militari che tornavano dalle guerre dopo aver visto uccidere le loro vittime gravava enormemente sulle casse dello Stato, e quindi sono stati presi questi provvedimenti. In questo contesto di questa guerra di cui non si doveva sapere nulla, io mi infilo anche nei bombardamenti di Fallujah, una città irachena che è venuta molto dopo l'abbattimento delle statue, testimonianza che la guerra è durata ancora per anni, con centinaia di migliaia di morti, dove sono avvenuti i bombardamenti più misteriosi della nostra storia. Fallujah è una città martire, come Mariupol per i bombardamenti con l'Ucraina, e io cerco di infilarmi tra due bombardamenti, quello dell'aprile del 2004 e novembre del 2004, che è stato molto più distruttivo subito dopo la conferma di Bush. Bene, che cosa è successo? È successo che sostanzialmente io non riesco a entrare perché c'era un cordone militare, per fortuna ero non embedded, quindi come freelance, perché c'erano stati pochi sopravvissuti. Tuttavia riesco a mettere le mani sulle immagini dei corpi dei bombardamenti, sono immagini inquietanti di gente che ha la pelle staccata, ustioni che arrivano fino alle ossa, il volto addirittura liquefatto. Bene, questo ha comportato ovviamente la mia domanda, no? Ma che armi sono state utilizzate, visto che c'era il silenzio più assoluto? Riescono ad aggiungere dei militari in Colorado e questi mi dicono che è stato utilizzato, tra le altre cose, il fosforo bianco, cioè un'arma molto controversa. L'ho visto, è stato usato anche in Palestina in questi giorni, anche in Ucraina, e viene concepito l'uso esclusivamente come arma incendiaria, cioè come arma da utilizzare per schermare le truppe, visto che ha una sua capacità fumogena incendiaria importante per tracciare gli obiettivi di notte. Ma essendo un agente chimico, se usato sulle persone e ne determina la morte, è a tutti gli effetti un'arma chimica. Loro in quel momento avevano un'informazione che avrebbe fatto impazzire la maionese, il cortocircuito mediatico, perché io dovevo accusare gli Stati Uniti di utilizzare le armi chimiche
laddove erano intervenuti in Iraq col consenso della comunità internazionale per liberare il paese da un dittatore accusato di utilizzare armi chimiche e armi di distruzione di massa nei confronti dei nemici. Ci rivediamo la prossima volta a 360 gradi, naturalmente.